l'Italia che cambia siamo noi. Masseria Miele è praticamente alle porte di Lecce. La torre è la parte più antica ed è risale al XIV secolo. Noi non siamo i proprietari, ma siamo solamente gli affittuari. Siamo qui dal 2008, praticamente. Ma abbiamo, questo posto era abbandonato da 22 anni. Non c'era niente, quindi né impianti elettrici, né impianti fognati, nulla. Un tempo la masseria nel Salento era un nucleo di più famiglie, di gente che viveva e lavorava all'interno nelle più grandi, oppure che raggruppava un'area e quindi si lavorava tutti quanti insieme. Quindi c'era il forno del pane, quindi il forno era più grande in base al numero di persone che vivevano nella masseria. Io e mia moglie viviamo qui dentro e siamo gli unici che vivono qua, gli altri soci invece vengono alle varie attività che noi lanciamo. Noi abbiamo proprio uno spirito associativo molto forte e un'attività molto partecipata. Nocciolo duro, alla fine praticamente siamo una ventina di persone. Stiamo cercando di creare più gruppi di lavoro all'interno dell'associazione. Da circa 2 anni siamo partiti contemporaneamente col progetto di orto comune, che è aperto a tutti in buona sostanza, cioè noi abbiamo i nostri orti, chi vuole dà la sua disponibilità di tempo e comunica su un gruppo Facebook gli orari in cui può andare nell'orto e gli altri poi se vogliono si accodano, vanno in momenti diversi. L'orto è rigorosamente naturale, noi qui non usiamo nemmeno i prodotti chimici di prima generazione, quindi nemmeno quelli ammessi e consentiti nel biologico. Non facciamo attività commerciale, i prodotti vengono o trasformati o riutilizzati per le nostre attività di social eating e cose del genere, oppure venduti praticamente agli stessi soci. E abbiamo inventato parallelamente questo sistema social coin. Social coin è molto bello perché praticamente dà la possibilità a chiunque dell'associazione di collaborare percependo dei coin simbolici. Praticamente quando uno decide di aderire al progetto hai un accesso a un foglio di Excel mensile che noi mettiamo su Google, loro si segnano le ore e praticamente fanno un monte ore che possono riutilizzare o per acquistare prodotti o per partecipare alle attività. Quindi possono pagare con i coin le varie cene, pranzi, escursioni, laboratori. Poi ovviamente io sono fisso qua e quindi molte cose le faccio io, tipo l'irrigazione. Nessuno dei soci dell'associazione percepisce compenso per lavorare all'interno dell'associazione, né nell'orto e né durante le attività, perché poi durante le attività c'è chi si occupa del tesseramento, chi di servire ai tavoli, chi di lavare le stoviglie, chi di cucinare. Tutto quello che noi guadagniamo lo riutilizziamo per mantenere gli animali, perché non li sfruttiamo. I nostri animali ne abbiamo diversi, abbiamo 4 mucche, un cavallo, un asino, le caprette, le oche, le anatre, le galline, eccetera, che non vengono assolutamente usate per attività di produzione. Le mucche non le mungiamo, l'unica cosa che utilizziamo sono le uova, muoiono di morte naturale perché non mangiamo nemmeno le nostre galline. Gli animali li usiamo sostanzialmente a scopo didattico, quando facciamo laboratori con bambini o con qualche scuola, e quindi perché chiaramente c'è uno scollegamento con la realtà, cioè i bambini non conoscono più la mucca, la gallina, il cavallo, l'asino, se non appunto sui libri di scuola o nei documentari. E qui riescono chiaramente a in qualche modo ad interagire, a vederli. L'obiettivo resta comunque la socialità. Per me l'Italia che cambia è un rispetto maggiore per la natura, un modo di rivedere la gente che vada oltre Facebook,
che io adoro, per carità, perché lo utilizzo come mezzo di comunicazione eccetera, però poi mi piace sedermi, bere un bicchiere di vino e parlare con la gente. L'Italia deve cambiare, ma non è che deve cambiare solamente l'Italia, dovrebbe cambiare il mondo intero, voglio dire, no, in un certo senso. E l'Italia che cambia forse è il fatto che è già importante che ne stiamo parlando. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.